La vittoria di Chieti ha rilanciato ambizioni e classifica della Roma City, che per continuare a inseguire un posto ai playoff deve vincere contro un Termoli che per la prima volta in campionato ha infilato due vittorie consecutive e cerca punti salvezza. È un testa coda che vale tantissimo. In diretta dall'Athletic Center di Riano, buona domenica da Gabriele Cascella e benvenuti a Roma City Termoli. C'è spazio da quella parte per Hernandez. Prova a sgasare sopra con Larelli. Hernandez si accentra, imboccata preziosa verso Borzio, che è davanti alla porta. Borzio, paratona di Muraca, la palla galleggia e poi esce clamorosamente. Ha fatto un miracolo Muraca. Fa dentro l'area di rigore, palla molto profonda. È uno schema al limite. Che botta che ha tirato fuori Scoppa. Palla fuori. Roma City che sta un po' faticando dalla tre quarti in su a cercare la trama offensiva giusta. Di Renzo alza un buon pallone da quella parte, corre veloce Ascoli che va in porta, arriva la prima parata di Biagio a Manesca che tiene botta. Uscire il Termoli con una buona trama, Colarelli, c'è il tracciante verso Pablo Burzio, pallone che in qualche modo arriva ad Hernandez che è in zona tiro, attenzione ad Hernandez che scarica al destro, tagliente ma fuori. Crossfarra. Giocare verso Hernandez, prova a chiudere un triangolo nello stretto, Corcione, appena entrato Corcione! Incrocio pieno di Corcione, che occasione! Maiorino lavora il pallone di tacco, Pablo Burzio riesce a fare una grande giocata, allarga verso Hernandez che ha spazio, schermato da tre maglie, prova a invertarsi uno spazio che non esiste, Hernandez mette dentro, deviazione da parte di Muraca e poi palo, si salva così la Roma City. Che prova ad accentrarsi ancora una volta, braccato a vista da Ferrante. Hernandez riesce a ritagliarsi quasi lo spazio per andare in porta. Non c'è niente per Graziano, sono finiti in terra in due. Ancora buona la palla al secondo palo, palla verso Borzio che non riesce a metterci la testa. Fradella che prova a inserirsi tra il tessuto del Termoli e arriva anche il giallo a Maiorino. Maiorino, Giambonito, prende il secondo giallo, Termoli in 10 per gli ultimi 10 minuti di partita, sliding doors della gara. Non vuole mettere in mezzo il pallone ma vuole giocare con furbizia alla Roma City e quindi Cabella va dentro adesso. Ancora Fradella sulla seconda palla, la palla diventa anche quasi buona per Gaeta dentro l'area di rigore, la sponda! Tiro sporcato, anestetizzato e poi inchiodato da Maresca. Burzio di testa, nonostante non sia un gigante, l'ha presa. Bonello prova a fare il suo ultimo strappo di questa partita. Ancora Bonello sul lato di sinistra, palla verso Gaeta che è in zona tiro, la sterzata, Gaeta si defila, Gaeta in diagonale! Palla fuori di pochissimo, che occasione sul finale. Quindi Cabella, Vasco, allarga, c'è spazio da quella parte per Trasciani che mette ancora l'ennesima palla dentro l'area di rigore. Gaeta prova a girarsi in un fazzoletto dentro l'area di rigore. Gaeta! Fortissimo! Ha fatto un miracolo Biagio Maresca. Calcio d'angolo, dentro, tagliata al primo palo. Solo illusione ottica sulla capocciata di Bonello, esterno della rete. Ha fischiato tre volte Loris Graziano, proteste finali per la Roma City, regge lo 0-0 all'Athletic Center di Riano, un punto a testa per Roma City e Termoli, grazie per essere stati in nostra compagnia e un saluto da Gabriele Cascella.